Cuphead è senza dubbio uno dei giochi più particolari della passata generazione. Un piccolo capolavoro che non poteva che spingere i fan a desiderare di averne ancora delle due agguerrite tazze antropomorfe. E allora ecco arrivare finalmente Cuphead The Delicious Last Course, espansione disponibile dal 30 giugno 2022, che sembra avere gli stessi punti di forza dell'originale. Seguiteci per approfondirli, ma attenzione, nella nostra video recensione potremmo far riferimento a dettagli della trama di Cuphead, necessari per capire quella del DLC, quindi vi invitiamo a tornare qui soltanto dopo aver terminato l'avventura principale. Mettiamolo subito in chiaro, siamo al cospetto di un more of the same, puro e semplice, ma in questo caso in senso positivo. Di base il gioco rimane identico, tuttavia viene ampliato con una nuova isola che ospita dei boss estremamente difficili. Ma andiamo con ordine, dopo l'installazione la quarta isola non sarà subito accessibile, o meglio lo è se avete già un salvataggio avanzato in cui avete superato il primo mausoleo, quello dove si incontra Miss Chalice. Da quel momento diventa possibile raggiungerla tramite la barca utilizzata per spostare velocemente tra le isole del gioco principale. Stavolta è proprio Miss Chalice la vera protagonista dell'avventura, non solo perché diventa un personaggio giocabile, ma anche perché rappresenta il motore dell'intera storia. Come sappiamo, infatti, Miss Chalice è uno spettro che abita nei mausolei e che aiuta Cuphead e Mugman donando loro dei potenziamenti. Nella quarta isola vive invece un famosissimo cuoco, Pinsimonio Salieri, che ha preparato dei biscotti che consentono ai fantasmi di incarnarsi. Purtroppo il loro effetto è limitato nel tempo, ma il gentile Tricheco afferma di conoscere una ricetta che renderà permanente il ritorno di Miss Chalice nel mondo fisico. Il problema è che gli ingredienti per prepararla sono sparsi per tutta l'isola e per giunta sono in possesso di alcuni terribili boss che faranno di tutto per mettere i bastoni tra i manici ai nostri eroi. Per utilizzare Miss Chalice è necessario selezionare come amuleto il biscotto di Salieri, chiamato Frollino Astrale. Pur essendo simile ai due protagonisti originali nelle caratteristiche basilari, l'arzilla ragazza ha delle abilità uniche che ne rendono peculiare l'utilizzo. Intanto non esegue la parata con il doppio salto ma con lo scatto e in secondo luogo dispone di una rotolata che la rende immortale e di un punto vita supplementare. Extra che di fatto servono a non far sentire la mancanza degli altri amuleti che ovviamente con lei non sono selezionabili. Il DLC aggiunge inoltre nuove armi e amuleti che potranno essere utilizzati anche nei vecchi livelli, anche se si tratta sostanzialmente di varianti degli strumenti originali che non ci hanno fatto gridare al miracolo. Per quanto riguarda i boss, l'espansione ne aggiunge 5 più uno scontro finale e sono tutti molto impegnativi. Già a livello di difficoltà normale, la sfida è così alta che appare ovvio come i nuovi contenuti siano stati concepiti per giocatori esperti. Ogni boss ha più stage, tutti con animazioni diverse, fattore che costringe a studiare svariate tattiche all'interno dello stesso scontro, cambiandole a seconda della situazione. La varietà è altissima, insomma, e oltre ai boss regolari c'è anche una sfida speciale contro nemici ispirati agli scacchi, utile a ottenere preziose monete d'oro tramite cui acquistare oggetti. In questa fase bonus, l'obiettivo è battere 4 boss usando solo le parate, cercando di capire quando utilizzarle e come evitare gli attacchi del nemico di turno. Infine, fa la sua comparsa un avversario da affrontare in un livello da sparatutto classico, una simpatica mucca che fa letteralmente sputare sangue. Lo stupore che si prova davanti a Cuphead, e quindi anche di fronte alla sua espansione, non è una questione di potenza grafica, quanto di consapevolezza di essere al cospetto di qualcosa di irripetibile. La definiremmo un'esperienza artigianale in cui le immagini in movimento trasmettono chiaramente tutto l'estro, la fatica e la gioia di chi le ha realizzate. È una sensazione che in Cuphead raggiunge picchi altissimi e che nemmeno titoli tecnicamente più avanzati riescono a suscitare. In questo senso, The Delicious Last Course non è altro che un'ottima aggiunta a un quadro già ricco che mostra ancora una volta le qualità degli sviluppatori e la loro abilità nel riuscire a realizzare il pacchetto aggiuntivo perfetto. Mai come in questo caso, l'esperienza viene arricchita nella sua essenza perché i nuovi contenuti nascono dalla stessa passione che ha portato alla creazione dell'intero progetto. Cuphead The Delicious Last Course va acquistato a occhi chiusi da chiunque abbia amato il titolo originale. È semplicemente l'espansione ideale, poco costosa e qualitativamente in linea con quello che i fan hanno imparato ad amare nel gioco base.
Non dura moltissimo, è vero, ma fa quello che deve fare e lascia con la netta sensazione che sia valsa la pena attendere tutto questo tempo per tornare di nuovo nel folle mondo di Cuphead. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!